E dopo il nostro direttore artistico, con il quale mi vanto di essere condirettrice artistica della compagnia Mura, vi farà ascoltare delle musiche meravigliose che saranno accompagnate dalla poesia, ma ci dirà qualcosa anche sugli elementi specifici che riguardano la poesia andalusa e salentina. Ad introdurre, professor Nocera, se non è troppo impegnato a leggere. Venga, perché ci farà una bella introduzione all'evento. Per chi non lo conoscesse, il professor Nocera è scrittore e antropologo, quindi chi meglio di lui sicuramente può entrare nel vivo e nell'antropologia poetica di questa serata. Prego, professor Nocera. Buonasera a tutti. Ci sono tre grandi religioni ad Occidente. La più antica è l'ebraica, che non prevede la divinità umana, quanto prevede un messia che è da venire, ma non ha mai deciso, non si è mai deciso quando è che questo messia verrà. La seconda religione per importanza monoteistica è il cristianesimo, la più vasta sul pianeta. La terza, ultima, del VI secolo d.C., l'Islam. La cristiana, quella che noi diciamo essere la religione più vasta sul pianeta, attualmente ha esattamente 2000, siamo nel 19, 2019 anni, perché la datazione parte dalla nascita del Cristo. Non so se ancora vi siano studiosi che pensino che il Cristo non sia stata una persona fisicamente, storicamente riconoscibile. Personalmente, da quello che io ho studiato, il Cristo è una persona effettivamente, storicamente esistita e vissuta. È vissuta per 33 anni, anche questo è stato dimostrato, ci sono documentazioni che dimostrano questo fatto. Come considerare questa figura dal punto di vista umano? Dal punto di vista della sua, come dire, divinità, libero il pensiero su questa parte della figura del Cristo, ma dal punto di vista della sua umanità, del suo essere fisicamente esistito, è un grande problema. Cioè oggi Maestro Mura, Lara, hanno indicato questa serata come, ma noi tutti quanti la sappiamo perché all'interno della nostra vita, tra battesimo, cresima, matrimonio e via dicendo, seguiamo questo percorso che è il percorso cristiano. Dal punto di vista, diciamo, ecco, quindi della storia, è conclamata la sua esistenza. Ma come lo possiamo considerare? Perché? Attenzione, c'è un legame tra queste date relativamente alla nascita del Cristo e alla morte. Mentre alla nascita c'è un grande pathos dell'evento che sta per avvenire, vedete, si colloca sempre all'inizio dell'inverno, all'inizio della stagione, diciamo, qui da noi. Quando dico qui da noi significa che questi sono i luoghi del Cristo. Nasce in Palestina, muore in Palestina, poi dirò brevemente il suo percorso, ma molto brevemente. E però, vedete, al sorgere del nuovo sole a dicembre, viene configurata anche la nascita del Cristo. Il quale Cristo poi, fino a 12 anni, voi lo sapete meglio di me,
è ancora rintracciabile il suo percorso. Da 12 anni in poi, cioè sino a 30, non si sa, ancora non si conosce. Ci sono quelli del Kashmir, a nord dell'India, i quali dicono è stato qui e ha imparato le arti della religione, della fede e le arti anche esoteriche. Quello che sappiamo però è il 30° anno, il ritorno che egli fa in Palestina. Questo ritorno è un ritorno travagliato. C'è una cosa fondamentale, l'ha scritta Elio Palombi, un avvocato novantenne di Napoli, il quale ha fatto processo, ha scritto processo a Gesù. Ed è una delle grandi questioni che riguardano il Cristo. Noi sappiamo, e tutti quanti ce lo inculcano nella mente, che il Cristo è morto perché dei giudei, cioè gente del suo stesso popolo, lo tradisce. E abbiamo un esempio del Giuda, ma non è, Giuda è soltanto un momento, diciamo, della storia. Ma chi effettivamente ammazza il Cristo? Chi lo assassina? Alcuni dicono, ma questi sono i blasfemi, chi ne fa giustizia di questo personaggio? Un'altra cosa che dice Elio Palombi in processo al Cristo è che effettivamente fu Ponzio Pilato, cioè furono i romani che fecero, cioè il mandante fu Ponzio Pilato, l'imperatore che dice con un messaggio no, bisogna eliminarlo. Ponzio Pilato se ne lava le mani, ma è il mandante che poi dice a chi poi effettivamente lo metterà sulla croce, ammazzare. Perché? E vado alla conclusione, perché non voglio prendere tempo, perché questa è una storia bellissima e lunghissima. Perché lo ammazza? Perché stava scardinando dal punto di vista umano, attenzione, dal punto di vista divino poi si può fare tutto un altro discorso che è abbastanza, anch'esso è abbastanza lungo. Stava scardinando i termini e le fondamenta dell'impero. Fate una riflessione. L'impero, cioè, però non muore. Cioè, il Cristo muore fisicamente, viene ucciso, assassinato fisicamente. Ma guardate la storia come è assurda e paradossale. Lì nella Palestina si impianta Ciao. E restano i luoghi sacri delle tre grandi religioni in Gerusalemme, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. L'islam è forte, tant'è che i cristiani quello che possono fare è conservare con trattati incredibili, conservare i luoghi del Cristo. Ma dove va a finire il Cristo? Una volta che è stato ucciso, e che è stato ucciso da Roma, dall'imperatore, attraverso la mano del Ponzio Pilato, che poi sapete farà una fine, scorticato nelle strade di Roma, scorticato vivo, cioè gli viene tolta la pelle e quindi morrà così. Ma guardate il paradosso della storia: nasce in Palestina, lo uccidono in Palestina e Roma è quella la mente dell'uccisione, perché era un, fatemelo usare questo termine, perché io così lo considero, era un grande rivoluzionario, perché scardina, cioè quando entra con le palme, come è accaduto ieri in Gerusalemme sul Nasinello, sta smontando tutti i templi, sta smontando tutte le strutture imperiali che ci sono in Gerusalemme. Ma il paradosso della storia, lì viene ucciso, a Roma nasce la più grande fonte del cristianesimo, il cattolicesimo romano. E attenzione, l'imperatore si chiamava Papa, Pontefice, sono gli stessi nomi che vengono usati per l'imperatore che il cristianesimo riesce con una operazione incredibile,
morranno parecchi, Pietro, gli apostoli, quasi tutti saranno flagellati, San Paolo gli tagliano la testa, e via discorrendo. Però quasi come per dire la vendetta della storia, cioè lì uccidono e lì nasce una delle più potenti religioni del mondo. Due parole mi permetterà il maestro Mura per dire questo. La nascita è un momento di commozione, nel senso positivo del termine, nel senso di raccoglimento, cioè di stare con gli amici, con i familiari, con le persone care. La morte del Cristo è una compassione, è un compianto terribile, è un compianto, diciamo, che strugge i cuori delle persone. Chi ovviamente è credente, chi è fedele, chi anche indipendentemente dal praticare o meno i riti. Se, guardate, tutti i misticismi che ci sono stati sulla terra, riferiti sempre al cristianesimo, avvengono tutti in funzione di questo momento che è la morte del Cristo. Tipico qua vicino, un sensitivo, Vincenzo si chiamava, ora non so che fine abbia fatto, che quando arrivava questo periodo la sua sensitività lo portava a vivere su se stesso la crocifissione. E Vincenzo, sì, ovviamente quotidiano, la Gazzetta ne parlavano molto di questo giovane, non c'era verso, la sua trance lo portava a vivere sul letto o per terra la crocifissione. Ma questo sentimento di compassione, di compianto nei confronti della morte del Cristo, per un cattolico significa soffrire egli stesso. In alcune persone, quelle più fortunate dal punto di vista della fede, diciamo, subiscono la trance mistica. Un esempio, mi fermo qui, ci sarebbe tanto da parlare, Santa Teresa d'Avila. Per due motivi Santa Teresa d'Avila: un motivo sensuale, guardate il volto, e l'altro motivo della compassione del Cristo, del compianto del Cristo. Quindi ha fatto bene il maestro Mura, la compagnia Mura, questi giovanotti che non si fermano mai, hanno fatto bene a cercare di ricordare in questo particolare momento di compianto e di struggimento per la morte, io dico in questo momento, di un uomo però grande, la cui aura, attenzione, se muore una persona normale, uno come me, che non ha un'aura sufficiente, quando io morrò fra qualche anno, la mia aura sarà tale che mi porterà ad essere ricordato, diciamo, per i prossimi 5, 10, 15 anni, 20 anni. Poi ci si dimenticherà, resterà una lapide su una tomba e basta. Ma pensate al Cristo, l'aura che aveva a fianco, quanto doveva essere sterminata, più grande secondo me di quella di Maometto, più grande di quella di Confucio, più grande di quella di Buddha. Perché guardate, se l'aura esiste ancora nel 2018, cioè dopo 2018 anni che egli è nato e arrivato sulla terra, e noi questa sera lo ricordiamo, significa che doveva, dal punto di vista umano, essere un uomo di straordinaria e immensa compassione, comprensione, amore per l'umanità. Grazie professor Nocera. La cosa che mi piace del professor Nocera è che riesce a umanizzare tutto, cioè umanizza la parola. Mi piace questo fatto, perché noi non stiamo dando una connotazione del Cristo. Intanto voglio salutare Pierpaolo De Giorgi, che ringraziamo e facciamo un applauso, perché insomma è leggermente più importante e noto di noi sicuramente. E dicevo che mi piace molto, stasera non stiamo connotando il Cristo, stiamo offrendo delle ipotesi di ricerca, di lavoro e domande che si fanno sempre intorno al ruolo del Cristo, sia in senso umano in senso sacro. Questa sera vogliamo parlare in particolare della poesia, abbiamo detto, e il professor Mura ci vuole approfondire degli aspetti particolari della poesia. In particolare c'è un genere, la saeta per esempio,
che si interpreta, cioè si canta senza musica. Ci spieghi perché e ci spieghi in particolare le poesie e i canti sulla passione andalusi e santini. E ringrazio, già che ne approfitto, i patrocini della Regione Puglia, dell'Istituto Cervantes e dell'Accademia delle Belle Arti, perché è giusto significare che questi eventi sono anche partecipati e coinvolgono, e tramite questi eventi si collabora alla crescita dell'umanità. Prego Max. Grazie. Istituto Cervantes di Napoli, competente territorialmente, preciso, che è la più grande istituzione ispanista d'Italia, quindi ci sentiamo molto onorati. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a tutti per essere qui, perché la vostra presenza è anche un momento corale di meditazione. Di meditazione, siamo al lunedì santo della Settimana Santa. E io vi porterò adesso in un viaggio, vi chiedo di seguirmi e cercherò di non essere complicato nel modo di esprimermi, anche se citerò delle frasi, delle parole necessariamente in lingua spagnola. Allora, questo viaggio parte da Trento e finisce poi a Siviglia e a Granada, in particolare Siviglia, di cui state ammirando immagini. E perché da Trento? De invocazione, venerazione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus. Queste sono le parole nel Concilio di Trento, sessione 25, riguardante l'ammissibilità come sentimento religioso popolare delle processioni, perché stiamo parlando di questo, dei pasos, delle processioni della Settimana Santa. Facciamo un salto da Trento, andiamo a Roma, Concilio Vaticano II, Decreto Sanctorum Concilium, paragrafo 39. La competente autorità ecclesiastica territoriale, quindi il Vescovo, determina adattamenti circa i sacramenti, sacramentali, processioni, secondo le norme fondamentali della Costituzione. Sapete che è stata una grande svolta nella Chiesa anche il passaggio dal latino alla lingua italiana, il Concilio Vaticano II. Siamo nei primi anni 60. Un altro balzo in avanti, arriviamo all'83, San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, codice di diritto canonico, nuovo codice di diritto canonico varato da Papa Wojtyła, canone 944, paragrafo 2. Il vescovo diocesano, quindi anche il vescovo Seccia, che tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, l'ho invitato stasera, penso che sarebbe venuto perché lui è molto aperto culturalmente, ma aveva un impegno a Torchiarolo. Il vescovo diocesano stabilisce direttive circa le processioni con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità. E poi facciamo un balzo con l'ultimo, negli anni 2000, l'ultima versione del Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 1674, il senso religioso del popolo cristiano trova la sua espressione in varie forme di pietà che accompagnano la vita sacramentale della Chiesa, come reliquie e processioni. Questo per quanto riguarda le norme, il Magistero, l'insegnamento della Chiesa Cattolica. E arriviamo alla Settimana Santa. Io ci sono stato nei primi anni 90, quindi l'ho vissuta, sono stato di giovedì, venerdì, sabato santo e ho visto quelle immagini, le ho vissute, ero proprio in mezzo a loro. E García Lorca dedica un poema intero, che non è lungo, ma composto da circa, sono 8 poesie, poema della Saeta, che per la prima volta questa sera sentirete, sono poesie brevi, molto suggestive. Ecco, e legate proprio alla Settimana Santa e a un canto che deriva dal cante hondo, si pronuncia così con la iota aspirata, che significa profondo, un canto che deriva dal secolo XVIII, la Saeta. Ecco, allora, qual è la particolarità di questo canto? Questo canto ha varie modalità. Per chi studia il flamenco, queste modalità hanno dei nomi, si chiamano paros, sono praticamente stili. Soleá, Martinete e Sicilia sono praticamente le modalità più note. Allora, la saeta è un canto che deriva da una saeta corale e liturgica e a sua volta legata alle salmodie dei fedeli, cioè ai canti dei fedeli nella processione. La saetas viene metaforizzata da García Lorca come frecce,
frecce scagliate per la Santa Vergine Addolorata e per il Cristo Patiens, cioè il Cristo sofferente in croce, flagellato, crocifisso. Ecco, e al sostare della processione, guardate, chi vi parla l'ha vissuta, ho visto con i miei occhi quello che sto dicendo. Questi pathos ce ne sono circa, pensate, vorrei dare dei dati precisi, 49 confraternite che si chiamano Hermanatas, e con 91 pathos, che sono praticamente queste statue portate appunto da una moltitudine di fedeli, perché sono pesantissime, tutte inghirlandate di fiori, distribuite nell'ambito di 6 giorni. Praticamente durante la processione, questa processione durante i vari pasos si ferma e i devoti a Siviglia dal balcone cantano questo canto antico, e la banda musicale si ferma, stacca, per poi riprendere perfettamente il canto. Le metafore dei versi in spagnolo di questi canti religiosi antichi, suggestivi, dolorosi, e che toccano il cuore dei fedeli, hanno toccato anche il mio. Le metafore sono la metafora dell'arciera, degli arcieri, delle frecce, archeros i termini, la costellazione della saeta, Sevilla para herir, che significa ferire. Los saeteros, si chiamano così, coloro che cantano la saeta si chiamano saeteros, abbiamo avuto anche dei nomi famosi, una di queste è la Niña de los Penes, forse la più grande cantante andalusa. Los saeteros están ciegos, sono ciechi. Quindi tutto con la metafora della freccia. Federico García Lorca, in una delle sue conferenze sul flamenco, lui fu ucciso all'alba del 19 agosto, ancora non hanno trovato i resti purtroppo di García Lorca, conoscete la storia, insomma, che era i falangisti, lo presero a casa degli amici in Rosales, e a tradimento all'alba con un maestro elementare, due banderilleros, lo fucilarono e lo insultarono anche sulla sua omosessualità. Allora si indignava per le innovazioni, sono parole sue, orripilanti del canto, un canto di religiosità intima e silenziosa, granadina della sua infanzia, che era stato contaminato. Quindi praticamente questo canto antico intimo che García Lorca amava era stato contaminato, per cui lui addirittura, pur essendo di Granada, preferisce le saetas, i canti religiosi di Siviglia. Incredibile, infatti sentirete la poesia Siviglia. È un canto doloroso, con le metafore degli arcieri, delle frecce, arcieri oscuri da remoti paesi della pena, si avvicinano a Siviglia, nell'aurora ondeggiano le croci, la processione cupa si snoda dietro immagini di sofferenza. Ecco, io qui ho trovato nelle mie ricerche un esempio di saeta, in italiano ovviamente. Guardate come tocca il nostro cuore, soprattutto in una giornata come oggi, in una settimana come la Settimana Santa. Guardalo da dove viene, oppresso dal dolore, grondando dalle tempie gocce, sangue e sudore, e sua madre di pena distrutto il cuore. Come non ricordare la dolorata della Maccagnani di Lecce? Ecco perché io sono 32 anni che con fatica, anche attraverso le istituzioni, enti, ma anche con sacrifici nostri economici della compagnia, cerco di ormai, ma anche grandi studiosi, ho fatto degli eventi col professore Lucio Giannone, che è il grande critico di Vittorio Bodini si interessava di questo. C'è praticamente del legame profondo che esiste tra il Salento e l'Andalusia. Noi siamo molto legati alla Spagna, non solo per i palazzi baronali spagnoli, ma proprio per la tradizione popolare e religiosa come la Semana Santa. Appunto, penso che conoscete la dolorata della chiesa di Sant'Angelo Stupenda, che è stata portata venerdì in processione, e venerdì santo molti di noi, pure io, partecipiamo alla processione dei misteri del Cristo morto a Lecce. Certo è imparagonabile, guardate lì, quelli si chiamano capirotas, vedete che hanno praticamente questo cappuccio affilato, appuntito, una manta dietro e davanti con lo stemma della confraternita, e poi hanno praticamente dei ceri lunghissimi, hanno praticamente delle aste
alla sommità dell'asta c'è lo stemma della confraternita. Ce ne sono, vi ho detto, 49, tantissime. E come non ricordare, continuo con le analogie, Taranto, la settimana santa di Taranto, lì perdoni, no? Ma anche a Francavilla Fontana, che hanno i papamusci, mi pare che vengono chiamati così, e poi Gallipoli tutta la notte. Io una volta ho assistito alle confraternite a Gallipoli, che scalzi si flagellano ovviamente in maniera non cruenta, poi ci sono dei battenti che in Calabria si flagellano in maniera cruenta. Ecco, queste sono delle scelte. Ecco, tra le confraternite più famose di Siviglia, mi avvio alla conclusione, state tranquilli, però queste cose sono importanti e suggestive, abbiamo l'Ermanata de los Gitanos con due pasos, e poi del Cristo del Cachorro, del Santissimo Cristo della Espiración e Nostra Signora del Patrocinio. Machado, altro grande poeta andaluso, meno famoso ma altrettanto grande come García Lorca, sentirete di Machado una saeta stupenda, dove la sofferenza emerge, il dolore, la sofferenza. E tornando alla semantica, mi piace essere, sono anche docente di scuola, esplicito, semantica, il significato dei lemmi, delle parole che si usano nelle poesie, nei romanzi, sentirete un ecce homo durandarte, c'è praticamente una metafora che simbolicamente avvicina la figura della statua dell'ecce homo flagellato a quella della spada dell'Orlando Furioso, no? Di Roncisvalle, il Durandal, la spada di Orlando. Quindi vedete quanta poesia, quanta religiosità, quanta espressività troviamo nelle poesie che sentirete recitate da Lara, per esempio la costellazione della saeta in noce, bajo el arco del cielo in Sevilla, estrellas de cristal in paso, cielo limpio y oscuro saeta, sopra la noce verde alba, la chiglia della luna alba. Cioè, state vedendo questo simbolismo religioso che ci tocca, ma ci tocca perché? Ci tocca perché, come ricordava Oreste Macri, l'altro grande ispanista, amico di Vittorio Bodini, grande critico, traduttore dei poeti spagnoli di García Lorca, dei tanti gitani andalusi, la Semana Santa è la Semana Santa di saetas, appunto i canti antichi religiosi, nel cuore della Vergine Madre. E nella prefazione a tutte le poesie di Bodini dell'Oscar Mondadori, Oreste Macri parla di ispanica, di sublimazione ispanica, che di metaforizzazione del Salento, di un Salento ispanizzato e di una Spagna salentinizzata. Quindi abbiamo praticamente delle prove inconfutabili, per il motivo per cui siamo qui riuniti, di questo legame fortissimo, religioso, popolare, simbolico, storico, tradizionale, poetico e musicale, di cui ci parlerà anche Pierpaolo, che unisce il Salento all'Andalusia. Quindi, concludendo, il motivo per cui siamo qui è un motivo di meditazione. Qui nessuno vuole catechizzare nessuno. Questo è un appuntamento laico, ma come ha sottolineato il professore Maurizio Nocera, c'è un afflato di palpiti del nostro cuore per un uomo che non si è risparmiato sino all'ultima goccia di sangue. Ecco perché tutto ciò che è pena, sofferenza, grande, minima, dolore familiare, personale, lutto, abbandono, solitudine, miseria, fame, dolore, malattie gravi, tutto ritorna su quella croce da cui gronda sangue e sudore davanti al cuore spezzato, distrutto della Vergine addolorata. Grazie. Bravissimo, grazie, veramente, come dire, un intervento, complimenti, molto, molto profondo. Mai ho ascoltato Max in queste vesti, devo dirlo. Adesso ci avviamo verso la fase prettamente artistica, in cui
entrerete veramente nel vivo di quello che ci siamo detti dal punto di vista antropologico, storico, culturale e del suono, e sentirete le poesie, la musica andalusa, e ci saranno appunto delle commissioni tra l'Andalusia e il Salento attraverso il nostro Pierpaolo De Giorgi, che canterà e suonerà in particolare, adesso ci dici tutto, Santo Lazzaro e Passione in greco. Però mi ha pregato, io ho detto farei le conclusioni perché siamo parlatori, parliamo sempre eccetera, però è giusto perché l'etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi, professore e filosofo, vuole darci un'introduzione. Prego. Ah sì, grazie Lara, no? E io ti dicevo dell'introduzione perché era prevista, no? Perché così voglia cambiare. Sì, mi è piaciuta molto la sottolineatura di Massimo che ha detto siamo in un ambiente laico, no? Ecco, perché in qualche momento dicevo, ah, mi sta sembrando di stare in un ambiente invece religioso, ma non perché non partecipi, diciamo, della grande emozione che c'è nella religiosità, ma semplicemente perché da filosofo, il filosofo per sua natura, per sua costituzione, è colui che vuole superare il mito, andare oltre il mito, altrimenti non c'è filosofia. La filosofia è proprio quella scienza che si pone sin dalle origini di superare con il logos il mitos. Logos e mitos, no? Ecco. Perché faccio questa? Perché l'occasione di stasera è molto ghiotta. Questa straordinaria comparazione, io sono un comparativista e poi sono il traduttore di Marius Schneider, che ha lavorato in Spagna e che tramite Maurizio Nocera io sono riuscito poi ad avere la famosa copia, eccetera, eccetera. Dopo la mia traduzione di Schneider sono sinceramente tornato alla filosofia e al comparativismo. Cosa voglio dire? Voglio dire che in questa occasione bella e ghiotta di questa sera noi abbiamo la Spagna, il Salento, il mondo laico, García Lorca e la tradizione popolare salentina. E allora godiamoci punto per punto il tutto da una prospettiva non necessariamente religiosa, ma da una prospettiva di, è stato sottolineato, di grande amore per l'uomo, perché Cristo è il, come diceva De André, i che penso non fosse altro che un uomo, ma è l'uomo per eccellenza. Anche il grande filosofo Emanuele Severino dice Cristo, il più grande filosofo all'italiano, che poi oggi è uno dei più grandi al mondo, Emanuele Severino, dice Cristo è l'uomo per eccellenza. È l'uomo, è stato sottolineato da tutti voi, è l'uomo per eccellenza, è costretto a vivere questa passione, la passione. Grazie, vi dirò qualcos'altro a voi. Grazie per la velocità e la sintesi poi. Allora, dunque, andiamo con tu, Pierpaolo, perdonami se ti parlo così, tieniti pronto, perché faremo proprio, ci fermeremo dopo cinque poesie, diremo ecco qui Pierpaolo, cioè faremo proprio così, il clima familiare vogliamo essere questa sera. Scusami Max, ti metti un po' più avanti gentilmente, grazie, facciamo un po' di teatro anche, perché sennò poi rimane tutto relazione, tutto sedentarietà. E allora questa è la passione, la dobbiamo dare veramente. La dobbiamo dare veramente dal poema della Saeta di Federico García Lorca, Arcieri, con accompagnamento musicale di Requiem Flamenco di Max Mura. Prego. Potevate fare un applauso? Gli arcieri oscuri s'avvicinano a Siviglia. Guadalquivir aperto, ampi cappelli grigi, lunghe cappe sciolte. Ai Guadalquivir,
vengono dai remoti paesi della pena, Guadalquivir aperto, e vanno a un labirinto, amore, cristallo e pietra, ai Guadalquivir. Federico Versia Rocca. Cero, lucerna, lanterna, lucciola. Finestrelle d'oro tremano e nell'aurora dondolano croci sovrapposte. Cero, lucerna, lanterna, lucciola, cero, lucerna, lanterna, lucciola, cero, lucerna, lanterna, lucciola. Siviglia per ferire, Cordova per morire, una città che vigila lunghi ritmi e come labirinti ripiega, come tralci di pergola accesi. Siviglia per ferire, sotto l'arco del cielo, sulla sua chiara pianura, scocca la costante freccia del suo fiume, Cordova per morire! E folle d'orizzonte mescola nel suo vino l'amaro di Don Giovanni e la perfezione di Dioniso. Sempre Siviglia per ferire. Ed è processione. Per la stradina vengono strani unicorni. Da che campo? Da che selva mitologica? Più da vicino, ecco, sembrano astronomi, fantastici merlini e Lecce Homo, durandarte incantato, Orlando Furioso. Vergine in crinolina, tu vai per il fiume della strada fino al mare. E allora per Paolo, a lei la danza, a lei la parola e il canto. Sei bravissima, Lara. Detto da te. E allora, prima di cantare, voglio fare un omaggio proprio all'uomo che muore, no? Perché dobbiamo in qualche modo
riflettere sul fatto che tutti quanti abbiamo come compagna questa triste, tristissima cosa che si chiama morte, ma che non è mai definitiva. La scienza, anche il quantismo contemporaneo, la filosofia, eccetera, ormai stanno approdando alla consapevolezza che la morte è un passaggio, così come era in antico, un passaggio. E allora questo passaggio, che sia dolce però, che non sia come queste violenze purtroppo terribili, come quello che accade a García Lorca, che viene ucciso. La morte di García Lorca mi ha fatto ricordare la morte di Pushkin, l'altro grande poeta che fu assassinato per ordine del zar. E allora empieza a caer otro poco di nieve, come si fuera pogato dalla nieve che ha caído in Russia desde che il joven Pushkin fu assassinato per ordine del zar en las afueras de San Petersburgo. Empieza a caer otro poco de sangre, empieza a caer otro poco de nieve. Che faccia subito. Prego, prego. Sì. Il discorso che è stato fatto prima, mi è molto piaciuto il punto in cui non si è detto che noi abbiamo preso dalla Spagna soltanto, ma che la Spagna ha preso molto da noi, ed è vero. La Settimana Santa c'è anche a Taranto ed è incredibile vedere di che cosa si tratta realmente. Come a Siviglia non fanno altro che una specie di dondolamento rituale e dondolano anche le statue. Ebbene, quel dondolamento rituale che è fatto dai pappemusci, dai perduni che tu hai citato, che sono a coppie, due, gemelli, e Schneider mi ha insegnato molto sul gemelli, sulla divinità gemelli. La divinità gemelli indica la doppia, diciamo, natura dell'uomo, la natura della morte e la natura della vita, che convivono sempre, la coscienza è una. E però si passa l'agonia, si passa il momento terribile, quello di Cristo, quello di García Lorca, quello di Pushkin, quello di tutti gli uomini. E adesso cambiamo argomento. Buonasera. Salvazione, che aiuto e salvazione.
Andiamo con la saeta, recitiamo appunto, vero Max, senza musica la saeta, abbiamo detto, vero? Sì, una precisazione tecnica. La saeta è di cui ho parlato prima, questo canto antico religioso andaluso che viene eseguito dai balconi a Siviglia nella Semana Santa, è a palo seco. In spagnolo significa praticamente senza accompagnamento musicale. Quindi sentirete una saeta di García Lorca e poi in conclusione una stupenda di Machado e la chitarra si fermerà. Si fermerà. Ecco, proprio come da tradizione. Cristo Bruno diviene da Giglio di Giudea, garofano di Spagna. Guardatelo come viene, di Spagna cielo puro e nero, terra abbrustolita e canali dove scorre molto lenta l'acqua. Cristo bruno con le chiome bruciacchiate, gli zigomi sporgenti, le pupille bianche. Vogliamo dirla che questa è la suite 2 ultimi di Max Mura, una sua composizione naturalmente, ed è Balcone di Federico García Lorca. La Lola canta saetas, i peitoreri la circondano e il barbiere dalla sua porta segue i ritmi con la testa. Tra il basilico e la menta canta la Lola. Saetas, la Lola, quella che si specchiava tanto nella vasca. Sulla notte verde las saetas lasciano tracce di giglio caldo, la chiglia della luna solca nubi violette e le faretre sempiono di rugiada. Ahi, ma come amore, i cantori son ciechi. Lacrime nere stillavano gli occhi della Madonna.
dove al muschio raccontano stagioni, creature senza braccia e mute porte. C'è comunque sempre, che è quella del silenzio di chi ascolta. Quindi La saeta di Antonio Machado. Oh, la saeta, il canto al Cristo dei gitani, con il sangue tra le mani, sempre quando schiodano. Canto di gente andalusa che tutte le primavere va alla ricerca delle scale per salire sulla croce. Canto della terra mia, in un lancio di fiori al Gesù dell'agonia. Fede dei miei antenati. Oh, il mio canto non sei tu, non posso cantar, né amo questo Gesù del palo, ma quel che camminò sul mare. Grazie. Allora aspettate, perché la commissione non finisce. Pierpaolo, rialzati e vi dice i miei comandi stasera, incredibile, certo. Grazie. Dobbiamo dire un grazie a chi ci ospita, che è importante. Grazie Luciano Faggiano, Luciano Faggiano, Luzio Faggiano, è importante, certo, assolutamente. Però non interrompiamo il fluido, prego maestro, prendi il leggio, la chitarra e ci canti Passione, giusto? Se sbaglio correggimi. Ok, anche perché insomma gli artisti poi non è che fanno sempre quello che c'è nella scaletta. Non c'è un'asta con il microfono? Guarda, lui sta cantando senza microfono, se però vuoi io non ho problemi a tenerlo. No, non ci sono problemi, va bene così. Ok, volevo solo dire che io non sono greco. Non sono nato in Regia Salentina, però poi magari ogni tanto qualche canzone in greco l'ho imparata. Abbiamo suonato spessissimo in Grecia, addirittura abbiamo suonato con il mio gruppo dei tamburellisti di Dore Baduni al Partenone, proprio al grande teatro Ironion, uno dei maggiori, anzi il maggiore dell'antichità. Però non sono greco, quindi mi perdonerete se non faccio le cose come le farebbe un parlante greco. Sono però greco, profondamente greco, e anche se non sono nato in Grecia e sono nato in Italia, in qualche modo sono greco perché credo che tutti noi lo siamo, perché le radici fortissime della nostra cultura sono greche. Sono greche, ad esempio, le radici della ioresis, il dondolamento rituale delle statue, sia quelle di Siviglia, sia quelle di Taranto, ma non solo a Taranto, anche in Campania, nella Campania meridionale, c'è questo dondolamento rituale. E io mi trovavo a Genova con mia moglie e a un certo punto vediamo una lunghissima processione e tutti questi di questa lunghissima processione facevano la ioresis, il dondolamento rituale, così. Accidenti, che sta succedendo qua? Allora mi sono avvicinato, ho fatto una intervista e mi hanno spiegato che loro venivano dall'Ecuador e che in qualche modo facevano questo tipo di dondolamento rituale in omaggio a una storia del loro santo. In realtà quella ioresis, quel movimento rituale, è lo stesso della pizzica.
è il movimento dondolante della nascita di Dioniso. Le donne ateniesi nel V secolo avanti Cristo muovevano il cestino rituale con il bambino dentro, quindi immaginatevi le incredibili somiglianze con il cattolicesimo, questo bambino lo facevano nascere come noi facciamo nascere nella stalla, solo che loro utilizzavano in più il dondolamento rituale. E questo dondolamento rituale, la ioresis, è stato poi ripreso in tantissime occasioni, per esempio a Siviglia, per esempio a Taranto, per esempio a Taranto è qualcosa di veramente straordinario. A Canosa quando le... A Canosa, sì. Addolorate. E a Taranto, le prime volte, quando io sono andato a fare delle fotografie per fare una ricerca etnomusicologica, non vedevo questa aioresis. Dico, ma insomma, dove sta? Perché i pappeusci e tutte le statue, quelle che almeno che stavo vedendo io, erano immobili, aspettavano forse mezz'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, e dopo lentamente i pappemusci, non so se qualcuno di voi c'è stato e li ha visti, si alzava il piede e poi finalmente faceva la ioresis. E così tutta la statua. Quindi la ioresis a Siviglia invece, la ioresis è molto veloce, così, quasi sempre che stiano facendo una danza. E mi fa piacere che i rilievi etnomusicologici non sono inventati, sono esatti, anche lui lo dice, e ho visto il dondolamento poi alle televisioni di Taranto, dove io adesso in questo periodo sto facendo molte cose, alle televisioni di Taranto si vede tutto un po' in prospettiva, e quindi non ti fanno aspettare tutta la notte per vedere un pochino di dondolamento rituale. E soprattutto vicino alle chiese fanno proprio un forte dondolamento rituale di tutta la statua, quindi tutta la Madonna addolorata, tutto il Cristo, c'è il Cristo che sta scendendo dalla croce, c'è il Cristo morto, tutti quanti dondolano, perché quel dondolio è l'antico dondolio di Dioniso, che vuol dire coniughiamo la morte e la vita. Mettiamo insieme gli opposti, gli estremi, come Eraclito, gli estremi della vita, e facciamo l'armonia, la grande armonia di cui noi abbiamo assolutamente bisogno, perché stiamo perdendo proprio quello, l'armonia con l'ambiente, l'equilibrio con noi stessi, l'equilibrio con gli altri. E allora l'armonia è il segreto di tutte queste, come dire, composizioni. La prima che vi ho fatto ascoltare era l'Usantu Lazzaro, e cioè una composizione popolare che è fatta sostanzialmente durante la Domenica delle Palme, e quindi nella prima fase, ed è così anche una richiesta, ovviamente una questua, si fa in tutta Italia, si fa in Grecia, nelle isole greche, la questua di Pasqua. Quello che vi faccio ascoltare adesso, mi perdonerete il greco, è invece la Passiona, e cioè una canzone più in maggiore, mentre l'altra era in minore. Questa è più energica, più sostanziale, come una prefigurazione del momento del Gloria, ed è una cosa che si faceva invece il giorno di Pasqua. È molto importante, io non posso farla così come la facevano i nostri cantori anziani, però io ho avuto la fortuna di collaborare per molto tempo con gli Argalio, i cantori anziani di Corigliano. Siamo stati insieme anche a Torino al Palavela, questo grande, adesso non c'è più, forse l'hanno restaurato, questo grande luogo dove cantavano i grandi cantanti folk, e gli Argalio erano orgogliosamente i protagonisti, tutti col vestito della festa, esattamente come accade durante questa circostanza, come accade a Zollino. Potete anche attingere da YouTube qualche cosa, a Zollino, a Calimera, non so se a Calimera la fanno, a Martignano, chi hanno fatto? Sì, hanno fatto. La fanno, a Martignano, Corigliano, in tutta la Grecia salentista, a Sternatia, poi sì, Sternatia è uno dei posti maggiori, perché a Sternatia si parla ancora il greco più autentico. Guardate, fatemela dire un'altra cosa. Noi siamo stati
terra d'Otranto per 1300 anni. Terra d'Otranto, 1300 anni. Nel senso che, come è finito l'impero romano d'Occidente, siamo stati dominati qui a Lecce anche dai barbari, visigoti, uni, eccetera, forse un paio di secoli, ma subito, anche prima, è arrivato l'impero romano d'Oriente. Quindi noi siamo stati, siamo levantini, bizantini, fino più o meno al 1050-1060 d.C. Dopodiché per 400 anni fino alla presa di Otranto siamo rimasti ugualmente bizantini, fortemente bizantini, anche se l'impero romano d'Oriente si era nel frattempo ritirato. 1480, la presa di Otranto, la famosa presa di Otranto. Bene, la passiona, una versione probabilmente mista sia di Corigliano che di Martignano. Cerca l'inverna, casa di poco, casa di un terzo, a più passiona, a forza del sé, e ho tristomma, Gesù e Teo, a devozione, ambien se ne onda, o Padre eterno,